Innanzitutto osservare, principalmente osservare, osservare attraverso la fotografia, ma osservare anche il contesto dove si opera, osservare il processo, le persone che entrano a far parte del processo, capire come lavorano e una volta che ci si è guardati bene attorno, cercare di capire cosa vogliamo salvare e cosa vogliamo innestare in questo processo di rigenerazione piuttosto che di cura. Ho mostrato progetti dello studio come amo fare, ma anche per confrontarmi poi con i colleghi, sì un convegno informativo, però anche un convegno per condividere temi, approcci alla professione e poi confrontarci sull'impegno quotidiano del lavoro dell'architetto. Mi è sembrato un ottimo convegno con un'ampia partecipazione di professionisti interessati al sistema, tant'è che anche dopo il nostro intervento effettivamente abbiamo avuto un interesse molto elevato con domande fatte qua al nostro desk. Partecipare a eventi come quello di oggi è sempre una soddisfazione, perché comunque l'affluenza di progettisti è molta e l'attenzione soprattutto di fronte a soluzioni innovative è tanta. I contatti e i rapporti che si generano all'interno di eventi come questi sono rapporti che poi si possono coltivare nel tempo e noi siamo sempre orgogliosi e soddisfatti di partecipare. E la platea è stata interessante, erano interessanti. Abbiamo parlato anche di materiali, ecco, questo sicuramente è interessato anche molto. Il discorso del PVC sta creando veramente sul mondo delle finestre a tetto una novità che si sta affermando e viene molto apprezzato per tanti sistemi di costruzione che oggi abbiamo. La giornata di oggi è andata molto bene, è sempre un piacere intanto lavorare qui con voi. Beh, c'è stata una buona affluenza, anzi un'ottima affluenza, quindi è andata molto bene come sempre, organizzazione impeccabile.